Ciao amici di Storia Docit, adesso io mi trovo sulla strada per andare a Dobbiaco da San Candido e volevo mostrarvi delle parti che c'è tra il confine tra San Candido e Dobbiaco. Allora, come potete vedere, qui questo era un muro antisfondamento per i carri armati che affinché non venissero, e quindi hanno costruito questo muro per far sì che i carri armati non passassero. Più avanti troveremo dei bunker. Non siamo ancora arrivati ai bunker, ma volevo mostrarvi il bosco del Parco Naturale delle Tre Cime. E eccoci qua. A dopo. Eccoci qua. Siamo arrivati a un primo bunker che è una torretta di guardia e eccola qui. Eccola qui, i soldati austriaci, ma comunque dopo italiani nella prima e seconda guerra mondiale, e si hanno dato il cambio, chiaramente con il discorso dell'entrata in Italia del Trentino. E dopo l'hanno utilizzata durante la seconda guerra mondiale come linea di difesa. Volevo fare una piccola parentesi, ora io mi trovo nel campo di addestramento degli alpini che si trovano qui a San Candido, e questo è il poligono di tiro chiaramente, mentre da quest'altra parte si trovano i posti dove i soldati, i nostri alpini, sparano per esercitarsi. E viva gli alpini, il corpo degli alpini!